Sebastia, città fondata da Erode il Grande, ai margini delle rovine dell'antica Samaria, ricca di reperti archeologici di epoca romana e bizantina, e dove si trova anche la tomba di San Giovanni Battista, da lungo tempo affascina tutti per le meraviglie riemerse dal passato. All'interno di un itinerario che i pellegrini di solito non riescono mai a percorrere. سباستيا خاصة في فترة العصر الحديدي الثاني كانت مركز لمنطقة. L'importanza di Sebastia è data dal fatto che fu abitata sin dalla prima metà del bronzo, 3200 avanti Cristo circa. La presenza di insediamenti umani a Sebastia è attestata soprattutto nel secondo periodo dell'età del ferro. Fu il centro e la capitale della zona nord. La comunità locale continuò a sopravvivere anche durante il periodo degli Assiri e dei Babilonesi, poi dei Greci, dei Romani e infine dei Musulmani. Durante il periodo romano, Sebastia fu considerata centro coloniale, poiché poteva coniare la propria moneta. La sua importanza religiosa è dovuta alla presenza della tomba di San Giovanni Battista, che la tradizione vuole sia stato ucciso qui. La presenza cristiana a Sebastia offre più domande che risposte. Questa è infatti ridotta a una sola famiglia che si trova a vivere in mezzo ad oltre 3.000 musulmani, composta da padre, madre e dai loro tre figli, e che a causa della difficile situazione vivono separati dal resto dei loro familiari. Sono nato a Sebastia, anche mio padre è nato qui. Avevamo una casa, era quella là. Ora siamo rimasti soli, non ho né parenti né vicini. La mia relazione personale con gli abitanti del paese è comunque ottima. Per quanto riguarda la protezione della chiesa, ci sono stati parecchi tentativi di scardinare la porta o di mettere dei pezzi di metallo nella serratura, sì che io non riesca più ad aprirla. Io rimango comunque a custodia della chiesa e del cortile di fronte ad essa. Questa presenza così esile è sulla via dell'estinzione, poiché le difficoltà della vita costringeranno forse Sami e la sua famiglia ad abbandonare il loro villaggio e tutte quelle ragioni che finora li avevano incoraggiati a rimanere. C'è grande differenza tra la vita che avevo a Zababde e la vita che ho qui, a Sebastia. Certo, siamo l'unica famiglia cristiana che abita qui. Pensiamo di trasferirci a Zababde, non per me, ma per i miei bambini. Voglio che vengano educati al cristianesimo e che vivano con altri cristiani. Qui non abbiamo relazioni sociali, si sentono diversi. Qui non abbiamo relazioni sociali, si sentono diversi.